Salve amici, buongiorno, buongiorno, eccoci qua, eccoci qua. Siamo qui riuniti per parlare finalmente di Assassin's Creed Mirage. Mi è piaciuto come l'ho detta? Non con la voce suadente di Alessandro Bruni, ma. Allora amici, abbiamo giocato e recensito Assassin's Creed Mirage. La recensione non l'ho curata io, ma l'ha curata il buon Giuseppe Carrabba, che purtroppo non è potuto essere dei nostri perché il fato ha voluto che proprio stamattina il buon Gius, dalle ridenti lande di Caserta, avesse problemi di connessione e senza linea internet da stamattina per dei guasti alla zona, e quindi non è potuto essere qui con noi per parlare della sua recensione del gioco. Lui l'ha giocato, l'ha finito tutto, la recensione è online ormai da qualche minuto sia sul sito sia su YouTube, e poi tra poco ci vediamo anche la video recensione prima di iniziare a giocare, perché possiamo anche iniziare a giocare, ed è un 7,5. Ora io lo sto giocando, l'ho giocato in questi giorni, lo sto ancora giocando, non sono riuscito a finirlo, ho fatto io le acquisizioni, quindi quello che vedrete nella video recensione è frutto del mio gameplay, quindi anche le figure di merda sono a carico mio. E sono più o meno a metà dell'avventura, però arrivato al punto in cui sono arrivato, devo dire che concordo in toto con la recensione e col giudizio di Giuseppe. Devo dire che insomma, ci siamo anche confrontati in questi giorni e io appoggio il voto che gli ha dato. Perché 7,5 e perché magari non 8 o magari anche di meno, nel senso? Perché è un gioco che fa quello che deve fare ed è quello che deve essere, ma non lo fa e non lo è fino in fondo. È un gioco che ha dei valori, e sono i valori tipici, classici del franchise di Assassin's Creed, i valori produttivi insomma, che Ubisoft ha sempre messo in campo per quanto riguarda i giochi della saga. Quindi è un titolo essenzialmente divertente da giocare, è un grande parco giochi, la Baghdad di Mirage è un grande parco giochi in cui muoversi e fare cose da assassino, fondamentalmente. La direzione artistica, per quanto riguarda un po' tutta la cornice visiva e anche musicale, è molto gradevole. E diciamo che per i fan storici, classici della saga, può essere in parte, dico solo in parte, poi andiamo a capire perché, un buon ritorno al passato. Ritorno al passato che però non si completa fino in fondo. Perché? Perché il gioco ha dei problemi, di varia natura, di natura grafica, perché insomma è una produzione low budget, viene venduta a prezzo budget, ovvero 50 euro, e si vede. Da un punto di vista grafico ci sono dei problemi per quanto riguarda i modelli dei personaggi, le animazioni facciali, insomma, francamente è un gioco che da un punto di vista meramente grafico fa anche un passettino indietro rispetto a Valhalla. Perché? Perché questo gioco è una versione ridotta di Valhalla alla fine dei giochi. Non è fondamentalmente non riprende, ok? Non riprende la parte ruolistica del franchise, ma dà l'impressione di essere chiaramente un'espansione più contenuta, più gestibile, più ridotta anche in termini di contenuti, durata della campagna principale, di opportunità e quant'altro di Valhalla, con un focus chiaramente sullo stealth e su alcuni elementi classici della saga, quindi la furtività, l'utilizzo di gadget e strumenti per, come dire, avvantaggiarsi nelle sezioni più furtive. I problemi più gravi
per quanto mi riguarda, riguardano per l'appunto la gestione dell'intelligenza artificiale, che ho trovato estremamente carente, in linea con la saga, ma diciamo che soprattutto gli ultimi capitoli non hanno brillato particolarmente per quanto riguarda la gestione dell'intelligenza artificiale. Il combattimento in Assassin's Creed Mirage è un'opzione, ma è una delle cose secondo me meno curate del gioco. E, ecco, com'è il combat system? Assolutamente no, non è in vecchio stile Assassin's Creed. Ci sono dei rimandi, ok? Ci sono dei rimandi allo stile degli Assassin's Creed classici, a partire magari dall'esecuzione diretta della lama celata. Quindi stavolta effettuare un assassinio con la lama celata dà l'opportunità di uccidere subito qualunque tipo di nemico, perché i nemici non sono più divisi in livelli, le aree sono divise in livelli, poi andiamo a vedere, ma non i nemici, quindi anche un nemico ultra corazzato può essere killato istantaneamente. C'è un po' quel sistema di contrattacco, diciamo così, che c'era nei vecchi capitoli, ovvero sostanzialmente effettuando una parata precisa, un parry sostanzialmente col giusto tempismo, con i nemici un po' più deboli, quindi non quelli corazzati, si ha una finestra temporale per ucciderli istantaneamente. Quindi è un po' un rimando ai vecchi contrattacchi, se ve li ricordate, in cui tenendo ferma la parata e premendo col giusto tempismo il pulsante di attacco era possibile eseguire, diciamo, un contrattacco anche molto spettacolare. È un gioco però un po' povero anche in termini di animazioni. Le animazioni dei combattimenti, le animazioni delle esecuzioni in combattimento sono un po' risicate. Insomma, è un gioco limitato. È un gioco limitato e le limitazioni fanno capire il perché anche del prezzo budget. Ecco. Per contro, ribadisco, è un gioco comunque divertente per chi ama l'approccio sia classico che recente agli Assassin's Creed. È un gioco artisticamente gradevolissimo, Baghdad è bellissima da vedere e da esplorare, ed è soprattutto caratterizzata da un level design secondo me molto gradevole. Ubisoft, tra l'altro, in termini di ricostruzioni storiche, sceniche, architettoniche, ha sempre fatto un ottimo lavoro, e devo dire che Baghdad, soprattutto nelle zone più ricche anche di elementi su schermo, le zone dei bazar, le zone magari dei palazzi, le fortezze, sfoggia un level design veramente veramente gradevole. Quindi è un gioco che oscilla costantemente tra pregi e difetti, sostanzialmente, sulla scia dei precedenti Assassin's Creed. È chiaro che stavolta ci sono dei difetti, vista la natura del progetto, vista la natura della produzione, ovvero un gioco che in qualche modo vuole richiamare il passato e vuole focalizzarsi sullo stealth. Ci sono dei difetti, secondo me, che non possono essere più ignorati, su tutti, ad esempio, l'intelligenza artificiale. Rimando un po' troppo ai capitoli precedenti, come dicevo, è un mix. Ci sono rimandi concettuali e ludici ai primi capitoli, ma è chiaramente un erede diretto di Valhalla. Anche la telecamera, no? Io mi aspettavo che la telecamera fosse un po' più ravvicinata sul personaggio, nello stile dei primi capitoli, del primo capitolo soprattutto, ma anche di capitoli come Unity o Syndicate, in cui comunque c'era un focus molto marcato, molto più marcato che in passato, sullo stealth. In realtà la visuale è identica a quella di Valhalla, quindi una visuale molto ampia, quasi grandangolare, sul personaggio e sullo scenario. Detto questo, ragazzi, noi possiamo iniziare a giocare tra poco, però prima ci guardiamo la video recensione, così lascerò che siano anche le parole di Giuseppe Carrabba, che ha curato la recensione, a parlare, diciamo così, per quanto riguarda Assassin's Creed Mirage, e poi iniziamo a giocare. La video recensione dura 9 minuti, io sarò sempre su schermo piccolino in un angolo, ma mi muto così l'ascolto anch'io, perché non ho avuto ancora opportunità di vederla, e subito dopo cominciamo a giocare. Quindi
Datemi solo qualche secondo per sistemare il setup. Tolgo la musica. Passiamo alla schermata di video e, amici miei, buona visione. Sto facendo cadere tutto. Buona visione. Assassin's Creed Mirage è ciò di cui la serie e i fan avevano bisogno? Solo in parte. Il ritorno al passato è sicuramente gradito, ma il gioco presenta alcune imperfezioni che vi raccontiamo nella nostra recensione. Prima di indossare la lama celata, però, iscrivetevi al canale per darci un supporto concreto. Col vostro aiuto continueremo a produrre tanti contenuti originali. I furti che mette a segno non distolgono il giovane Basim dai pensieri che affollano la sua mente. Tormentato da incubi incentrati su un mostruoso djinn, il protagonista non dorme sonni tranquilli, ma per fortuna può sempre contare sul supporto di Neal. Basim sogna un futuro migliore per la sua amica e i ragazzetti di cui si prende cura. Non a caso è affascinato dagli ideali di giustizia degli occulti, guidati dalla maestra Roshan. Per tentare di impressionarla, il ragazzo si lancia in una missione rischiosa e ne paga le conseguenze a caro prezzo. È questo l'incipit di un viaggio che lo vedrà indossare le vesti della confraternita per combattere l'ordine degli antichi a Baghdad e aprirsi la strada verso verità rimaste a lungo nascoste. Privo di rimandi concreti alla timeline del presente, l'arco narrativo di Mirage si è rivelato meno a fuoco di quanto speravamo. Il prologo mette in moto con discreta efficacia lo sviluppo degli eventi e l'epilogo riserva un colpo di scena, ma anche conferme un po' troppo telefonate, almeno per chi ha familiarità con Valhalla. In generale, la scrittura mostra alcune flessioni qualitative, legate soprattutto alle motivazioni dei personaggi e alle azioni che compiono. Dal saggio Fulad al bellicoso Ali, i comprimari non sono molto sfaccettati, in compenso sono ben integrati nel racconto. Spiace purtroppo di non poter dire lo stesso di gran parte degli antagonisti, non pienamente in grado di aumentare il coinvolgimento del giocatore negli eventi proposti. Segnaliamo anche espressioni facciali piuttosto grezze, che impattano negativamente sulla forza comunicativa di alcuni frangenti. In compenso l'interpretazione degli attori in lingua inglese è solida e le voci scelte per il doppiaggio in italiano si sono spesso rivelate indovinate. Perché l'ordine sta cercando queste reliquie del passato? E perché le protegge con tanta dedizione? Stai iniziando a farti le domande giuste, Basim. Dall'affollato e vivace bazar fino ai corridoi della Casa della Sapienza, visitare Baghdad è stato un piacere. Capace di regalare scorci evocativi nei pomeriggi assolati, l'illuminazione valorizza superfici gradevoli a vedersi, seppur di natura cross-gen. La resa dell'acqua o della sabbia convincono, mentre i modelli poligonali non sono sempre al passo coi tempi. I materiali delle vesti di Basim sono molto convincenti e ben si sposano con scenari e periodo storico. Scommettiamo che i giocatori si divertiranno molto con la modalità foto messa a disposizione da Mirage. Al netto di sporadici episodi di tearing, abbiamo vissuto l'avventura in modalità prestazioni, coi 60 fps stabili per la maggior parte del tempo. Soprattutto sulle medie e lunghe distanze, l'opzione qualità a 30 fps vanta una maggior ricchezza di dettagli, ma le differenze con l'altra soluzione non sono così marcate. Nel segnalare il supporto al feedback aptico di DualSense, vogliamo lodare la colonna sonora di Mirage, che vanta diversi brani a dir poco ispirati e affascinanti. Tornando alla Città della Pace, questa offre un pacchetto di contenuti sufficientemente variegato e divertente. Nel corso delle nostre 20 ore di gioco non ci siamo mai sentiti sopraffatti dalla quantità di incarichi secondari disponibili. Del resto ci hanno garantito utili ricompense e qualche gradita sorpresa che non vogliamo svelarvi. Anche le attività più strutturate, come i contratti o le storie di Baghdad, costituiscono pause sensate dalla progressione della trama e permettono a Basim di far luce su vicende in grado di incuriosire. Mirage riserva una grande importanza alla corsa acrobatica tanto cara ai fan storici. Le zipline e gli elevatori però non devono trarre in inganno. Arrampicarsi ovunque non è consentito e non solo per la semplice mancanza di appigli. Le aree vietate ai cittadini, infatti, possono essere protette da cancellate o spuntoni. Restando in tema di corsa acrobatica, negli spazi più stretti non sempre la telecamera riesce a seguire al meglio le movenze dell'occulto, ma si tratta fortunatamente di un inconveniente di poco conto. Quando Basim è ricercato, viene riconosciuto dai suoi concittadini, che in modo credibile chiamano i soldati. I tutori della legge si fanno più guardinghi e se lo vedono tra la folla iniziano a dargli la caccia. Pur favorendo l'approccio stealth, Mirage ci permette di affrontare gli avversari a viso aperto. Con spada e pugnale, il protagonista può sferrare attacchi leggeri e pesanti, deve però badare a una barra della stamina che si consuma e ricarica piuttosto in fretta.
Bisogna saper dosare gli attacchi e le schivate per impedire al giovane di restare senza energia ed evitare che muoia in pochi colpi. Per rispondere agli attacchi standard, l'occulto può ricorrere al parry, così da guadagnarsi una finestra preziosa per mettere a segno un'uccisione. Tramite il ramo delle abilità fantasma, può prendere un calcio utile a spazzar via i nemici dopo una parata. Inoltre, può scavalcarli mentre eseguono un attacco non bloccabile, così da piombare alle loro spalle. Gli scontri a viso aperto, insomma, sono sostenibili, eppure di efficacia altalenante sul fronte coreografico. Non sempre, ad esempio, i fendenti impattano in modo credibile sugli avversari, che si limitano a sanguinare senza reagire in altri modi. Inoltre, le finisher eseguibili dopo un parry sono molto poco varie nella forma, al contrario di quelle che si attivano in automatico quando si riduce a zero la vita di un assalitore. Quando la notorietà di Basim sale al terzo livello, scendono in campo delle guardie letali al servizio del califfo. Eliminare uno di questi avversari non è affatto facile, soprattutto nella prima parte del gioco. Quando l'occulto viene braccato così intensamente, anche nelle missioni chiave, i tempi per occuparsi di qualsiasi attività si dilatano. Arriva quindi la consapevolezza di dover abbassare il livello di sospetto. Per farlo, possiamo strappare i manifesti per le strade, ma anche recarci da uno degli araldi per spingerlo a distrarre la cittadinanza. Questo servizio azzera la notorietà, ma costa una moneta del potere. Si tratta di una delle tre valute speciali da spendere per ricevere aiuti concreti da vari individui, anche nelle missioni principali. In Assassin's Creed Mirage, i concetti di indagine, preparazione e mimetizzazione vanno di pari passo, e questa caratteristica, unita al buon level design delle aree al centro delle missioni, è ciò che rende gradevole l'esperienza ludica. Per conoscere l'identità dei membri dell'Ordine degli Antichi, Basim deve risolvere alcuni casi minori, tra uccisioni di bersagli e acquisizione di informazioni. Oltre ai pedinamenti e alle conversazioni da origliare, che sono attività non molto rifinite, a volte ci siamo basati sulla mappa e sulle indicazioni per trovare luoghi di interesse. Prepararsi per un incarico importante significa potenziare armi e abiti, così da acuire i vantaggi che conferiscono in merito a stealth e combattimenti. Di grande rilevanza è l'impiego dei punti talento nei tre piccoli rami dello skill tree, pensati per essere completati facilmente e senza rinunce. Ad esempio, ottenendo talenti in predatore, andremo ad affinare la percezione di Basim e di Enkidu, la sua compagna alata esperta in ricognizioni. Sviluppando ingannatore, potremo accaparrarci nuovi strumenti da assassino, anch'essi dotati di tre livelli di upgrade e perk esclusivi. Coltelli da lancio, bombe fumogene e simili sono utilissimi in missione, forse anche troppo. Visti gli intoppi in termini di IA e reattività dei soldati, mischiare gadget e abilità di Basim può facilitare non poco l'avanzamento. Mimetizzarsi tra la folla e nascondersi nel fieno non basterà al protagonista per farsi strada nei luoghi di potere di Baghdad. Corrompere individui, trovare parole d'ordine o utili travestimenti sono solo alcuni dei modi a nostra disposizione per approcciare gli incarichi principali. In merito a costruzione e libertà operativa, queste missioni ci hanno colpito positivamente. Purtroppo però le guardie adottano comportamenti inverosimili e a tratti si ha la sensazione di essere alle prese con dei birilli. Per dirne una, ci è capitato di assassinare un nemico da dietro un angolo, quindi abbiamo eliminato tutti quelli che, con massima calma, venivano a controllarne il cadavere. Oltre all'uso dei gadget o alle eliminazioni a catena, c'è anche una soluzione offensiva davvero troppo efficace, la prontezza dell'assassino. Del resto permette a Basim di teletrasportarsi nei pressi di un avversario per finirlo immediatamente. Migliorando questa abilità, è possibile arrivare ad abbattere fino a 5 nemici in rapida successione. Inoltre, tramite il ramo fantasma, possiamo aumentare la velocità di ricarica della barra di prontezza dell'assassino. Questo attacco formidabile ha dei limiti nella distanza d'utilizzo, che però non hanno mai rappresentato un reale impedimento. Impiegandolo in campo, in altre parole, l'occulto diventa una macchina da guerra, il che finisce un po' per svilire il brivido dell'esperienza stealth. Con la sua Baghdad e le sue piacevoli attività secondarie, Assassin's Creed Mirage rievoca con una certa efficacia i giochi dell'era preruolistica della serie. Sul fronte di level design e metodi d'approccio, Ubisoft ha confezionato un'esperienza valida e divertente, ma non priva di problemi. La trama si è rivelata meno ambiziosa del previsto e le fasi stealth sono riuscite solo in parte, anche a causa dei comportamenti dei nemici. Se volete regalarvi un Assassin's Creed dal setting affascinante e misterioso, dovreste dare una possibilità a Mirage, che a prescindere da tutto ha dimostrato una cosa importante. Le esperienze più fedeli al passato dell'IP sono ancora interessanti. Insomma, amici, insomma, credo che la recensione di Giuseppe e la video recensione tratta dal testo del buon Jus siano piuttosto esaustive. Io a questo punto, amici miei, inizierei a giocare.
Poi magari ulteriori considerazioni verranno strada facendo, giocando o quant'altro. Datemi solo un secondo per avviare il gioco e ci siamo. Parto. Ovviamente fatemi sapere se è tutto ok con l'audio, se frigge, che in caso intervengo. E vediamo un po'. Ovviamente amici, io pensavo di fare in questo modo. Inizieremo il gioco da capo, ovviamente. Ok, frigge. Aspettate. In alcuni momenti Gabriele mi ricorda un Alessandro Borghese della Vesuviana. Esatto. E tra l'altro, voglio dire, quello che potrebbe succedere in questa live potrebbe cambiare o ribaltare il risultato. No, non è vero, il risultato rimane quello, la recensione è fatta. Comunque, dicevo, io pensavo di fare in questo modo. In questa prima parte di gameplay, ovviamente iniziamo il gioco, così vedete un po' il prologo, vedete da dove parte l'avventura di Basim, che ricordo è ambientata qualche anno prima di Valhalla, visto che abbiamo un giovane Basim che poi ritroviamo in versione matura, diciamo così, durante Valhalla. E dopodiché, magari dopo aver fatto il prologo, se siete d'accordo, posso anche caricare una fase più avanzata della mia run, in cui ho sbloccato più strumenti, ho sbloccato anche più armi, più costumi, e vi faccio vedere un po' di cose. Tanto non ci saranno spoiler su questo fronte, perché la trama, che devo dire non è proprio uno dei punti di forza del gioco, è compartimentata, ok, attraverso delle indagini a sé stanti. Completarle tutte quante poi porta a identificare, diciamo, il leader dell'ordine degli antichi, che sono i nemici, appunto, sono i precursori dei templari. Finora nella mia run ho fatto 2 di 4 macro indagini principali, o almeno di quelle che sembrano per ora 4 macro indagini, magari poi dopo ne arrivano altre, non lo so, però ne ho fatte finora 2 su 4 tra quelle disponibili, diciamo, nell'organigramma degli antichi. E quindi se riprendo la mia run ci ritroveremo con chiaramente più strumenti, più abilità, quindi ci possiamo anche divertire di più, e magari si inizia la terza macro indagine, che voglio dire è a sé stante, e poi ognuna ha il medesimo obiettivo, ammazza un tizio, ok? Quindi secondo me la si può fare senza che vi spoileriate niente. Ditemi se siete d'accordo, così andiamo, dopo aver fatto il prologo, perché il prologo ce lo facciamo, andiamo a fare questa cosa qui. Aspetto un vostro feedback anche per capire se siete d'accordo. La musica è molto bella, no, ma la direzione artistica e musicale è una delle cose più belle del gioco. Ciao Pandemonio! Ok, allora, come vedete questa è la mia attuale partita, sono a 15 ore di gioco. E sono circa a metà, perché insomma Ubisoft aveva detto che per terminare la trama principale bastano una 20 ore. Ma ovviamente io Baghdad la sto ripulendo da cima a fondo, quindi a 15 ore sono arrivato circa a metà avventura, a metà storia principale, ecco. Secondo me a 25 ore chiudo tutto. Comunque, iniziamo una nuova partita. Forse non ho messo i sottotitoli. Mi avevate già chiesto di... Invece li ho messi. Ho mentito, non l'ho dimenticato. William Miles, ricordiamo essere il padre di Desmond Miles, tornato alla ribalta negli ultimi capitoli. Ma quest'uomo ha vissuto molte vite e ha molto da insegnare. Ciao Dami, guarda, bug non ne ho trovati. Eppure, ti dico la verità, su quel fronte il gioco è sembra ottimizzato abbastanza bene. Viveva la giornata nelle strade di Baghdad. Seriamente non ho incontrato nemmeno un bug finora in 15 ore di gioco.
ma anche per tutti gli emarginati che... Uno spin-off di Valhalla sicuramente, mediocre no, se no non gli avremmo dato 7,5, ragazzi. Pattigliera, amicizia lunga, raga, 7,5 non significa che è una merda, ok? 7,5 non significa che è una merda. Significa che è un gioco che ha dei valori, ma anche dei difetti. Poi io vi ho fatto una panoramica generale, abbiamo visto la videorecensione, ulteriori considerazioni le farò giocando, magari vedendo delle cose, prendendo degli spunti. Secoli fa, lui ne fu al centro. Basim ibn Ishaq rese onore al credo, lo mise in dubbio, così faremo noi. Tutti possiamo confondere l'ombra che percorriamo con la luce che dobbiamo servire. Forse anche noi verremo messi alla prova come lui. E temo che accadrà molto presto. Questo penso che sia... sentiamoci un po' la musica che figa, va? No, no, nessuna divinità, ragazzi. Questo è... Calma, Basim. Diciamo, questo djinn che arriva in sogno a Basim è una... insomma, poi si spiega che cos'è, ma è sostanzialmente un incubo che tormenta i sogni di Basim. Strapparmi le carni dalle ossa, divorarmi le viscere. Non ha molto da dire, però lascia il segno. Sento ancora il suo tocco sulla pelle. Come al solito. Ma la voce di Basim è quella del padre di Connor? Assolutamente sì, è Claudio Moneta, che ha interpretato Eitam Kenway in Assassin's Creed 3. Non solo, ha interpretato anche, ora non mi ricordo come si chiama, anche il mentore di Arnaud Dorian in Assassin's Creed Unity, e doppia anche Basim in Valhalla. E quindi giustamente Ubisoft Italia ha scelto di confermarlo anche in questa versione più giovane di Basim. Devo dire che in questa prima fase del gioco, in cui interpreta un Basim ragazzo, giovane, Moneta l'ho trovato leggermente fuori parte, ma nelle fasi più avanzate nella storia, con un Basim più segnato, più maturo, più segnato per l'appunto dagli eventi che gli sono capitati, invece entra totalmente nel personaggio. Grazie, Yakizawa. Prima parlavi di un contratto. Onoriamolo. Sì, sì, sto arrivando. Bastano pochi semplici attrezzi per costruire una grande... Interagiamo un po'. Spero che tu con gli oggetti. Parole sagge per me, padre. Ovunque tu sia. C'era qualcos'altro con cui interagire, non mi ricordo, sì, questo. L'ho detto subito a Nihal che non saremmo riusciti a venderla. Ma lei ha voluto rubarla. Mi chiedo perché si interessi tanto a queste vecchie chincaglierie. Le ombre si sono allungate. Non facciamo aspettare Derwish, o ci toccherà un'altra predica. Questi contratti... Derwish te ne ha proposto un certo numero ormai. Sa che può contare su di me. Hai la sua fiducia. Questo è chiaro. Ma credi che anche gli altri si fidino? Quei tipi misteriosi? Dovrei averli convinti. Che lo dimostrino, allora. Tu ti prendi i rischi e in cambio ottieni poco o niente. Sono liberatori, Nihal. Non mercanti. Conosco la storia. Ma
Il prezzo della libertà dovrebbe bastare a sfamarci. Sì, c'è il selettore di difficoltà. In questo momento siamo a livello normale. Ok, qui vediamo un po' di corsa acrobatica e di parkour. Parkour che è totalmente in linea con quello di Valhalla e di Odyssey. Quindi scalata dinamica e diciamo corsa acrobatica automatizzata qualora si tenga premuto il pulsante, in questo caso croce, X come vogliamo chiamarlo, durante la corsa. Devo dire che anche dal parkour mi aspettavo qualcosa in più. Io, da fan affezionato e storico ai capitoli classici, mi aspettavo un focus sul parkour nello stile di Unity e Syndicate, che sono tra i capitoli meno apprezzati al franchise, ma sul piano del parkour fecero vedere delle cose interessanti che non sono più tornate. Parlando del contratto, non voglio che tu mi prenda per una scocciatrice. Mi sto solo preoccupando. Tra l'altro, io ve lo consiglio la modalità. Esatto, Unity è il miglior parkour. È quel parkour, scordatevelo, raga. È il parkour di Valhalla, fondamentalmente. Il nuovo Gilgamesh? No. Sono solo il figlio di un uomo del popolo che ha dedicato la sua vita al bene della sua gente. E se avete paura che l'esperienza diventi noiosa, io ve la consiglio la modalità difficile. Magari nelle fasi più avanzate del gioco. All'inizio io ve lo consiglio a normale, perché siete ancora troppo scarsi per padroneggiare il tutto. Quando però si sbloccano tutti gli strumenti e tutte le robe, secondo me a livello difficile è fattibilissimo. Anche perché poi diventa troppo facile. Tra fumogeni, coltelli, prontezza dell'assassino. È stato convocato al palazzo d'inverno. Quella folla sta certamente ammirando il suo fastoso seguito. Ah, forse oggi c'è qualcuno in vena di donazioni. So cosa vuoi dire. Qualche giochetto di mano per tenerci in forma. Se il contratto non ci sfamerà. Sì, effettivamente il gioco è scuro. Adesso provo a... Aspettate, Provo ad alzare un pelo la luminosità. Perché non è la prima volta che... Che succede. Ecco, così secondo me è perfetto. Adesso è un'altra cosa. Su PS4 ancora non l'abbiamo provato. Noi l'abbiamo provato su PlayStation 5. Occhio dell'aquila, che in questo caso è permanente, ma ci fa muovere lentamente. Se iniziamo a correre, l'occhio dell'aquila si toglie. Invece, camminando lentamente, è sostanzialmente permanente. Via, prima che se ne accorgano. Vieni qui! Preparati. Mi sceglierò io. Occhio attento e mano lesta. Un duo formidabile. Là, il tizio esuberante. Deve avere. Ok, questa è una dinamica che diventerà una droga. Il borseggio. Ovviamente bisogna premere il pulsante al momento giusto perché il borseggio vada a buon fine. Qualora non ci si riesca, il tipo se ne accorge e inizierà a chiamare le guardie, se ci sono guardie nelle vicinanze. E sì, esatto, è un piccolo quick time event. Non sono tutti facili così, come vedete quella finestra di premuta, diciamo così, è molto ampia. I borseggi più complicati io spesso li ho falliti. E questo chiaramente è un primo borseggio, quindi via. E ora ci allontaniamo.
Piano, piano. Il borseggio è fondamentale. E laggiù, a quel banco. Lei ha del denaro. Vabbè, qui emerge un po' di esperienza. No, non è vero, ma non statelo a sentire, ad Alessandro. Non statelo a sentire. Dicevo, il borseggio è fondamentale per alcune cose, ovvero, vabbè, in primis ci sono proprio dei manufatti che vanno recuperati tramite il borseggio, e non solo, tramite il borseggio si rubano non soldi, ma gli oggettini, quelli che anche in Valhalla potevano poi essere rivenduti, termine tecnico oggettini, cioè proprio il gioco li chiama così, quelli che possono essere rivenduti, quelli che possono essere rivenduti praticamente per avere soldi. E se borseggiate un sacco di oggettini, ne avete un sacco e potrete fare parecchi soldi quando ve li andate a vendere, che poi sono fondamentali per acquistare risorse, costumi, cavalli, eccetera eccetera, e le chincaglierie, esatto. E questo è interessante perché risolve uno dei problemi che aveva Valhalla. Cioè, io in Valhalla facevo pochissimi soldi, perché a meno che non ti rimettevi a raccoglierli per terra, era difficile trovare oggettini in giro. Invece così, diciamo, è possibile fare un bel po' di soldini poi da investire presso i mercanti. Spinge a borseggiare. Sì. Questa è una piccola novità nel parkour, il salto con l'asta. Permette, come vedete, raga, l'animazione è un po' cioè, nel senso, da un punto di vista delle animazioni, come vedete, anche nel parkour, vedete, non è curato fino in fondo. Cioè, quell'animazione lì del salto con l'asta poteva essere molto più approfondita. Cioè, c'ha proprio delle animazioni quasi mancanti a volte. Ok, mi sa che siamo arrivati. Sì, cioè, gli NPC se ne accorgono, e anche dopo che hai effettuato un borseggio, se rimani lì, capiscono che sei stato tu, perché si accorgono di essere stati derubati. Inizio a fare guardie, guardie, sono stato derubato. Vieni qui. Fermi. Basim, il califfo è arrivato con la sua corte. Sei riuscito a vederli? Temo di no. Ma ho incontrato alcuni dei suoi mercanti al mercato. Io li ho visti da vicino. Al-Mutawakkil è molto più grande di quanto pensassi. Un uomo enorme, davvero! Certo! Si ingozza di cibo condito con spezie pregiate che io e te possiamo solo sognare di assaggiare. Girano voci di una visita importante, ma non dirò chi me l'ha detto. Deve restare un segreto. Fammi indovinare. Hala, la figlia della guardia. Cosa? Come fai a saperlo? Io so cosa fai quando dici che stai andando a prendere l'acqua. È gentile, è una tua buona amica e forse diventerà qualcos'altro. Oh, Basim. Sono serio. Ti terrà fuori. Sì, Marber, è la voce di Goku, è Claudio Moneta. Sì. A presto, Fermi. Sei una persona orribile, mi hai fatto la carezza al gatto. Hai ragione. Gatto? Dove sei? Adesso il fulcro del gioco sarà ritrovare quel gatto. Cioè, il fulcro di questo gameplay sarà ritrovare quel gatto per dargli le coccole che merita. Se n'è andato. Se n'è andato. Se n'è andato. Amin, come va il ginocchio? Molto meglio, Basim. L'ho fasciato e l'ho tenuto a riposo, come dicevi. Bene. L'importante è che migliori di giorno in giorno e che tu non faccia sforzi inutili. Così ti riprenderai di certo. A te è già capitato una volta. È per questo che sapevi come curarlo. Anch'io mi sono fatto sì, male. Nella live mostro la storia. Certo, stiamo questo è letteralmente l'inizio della storia. Lasciati dire che i tuoi sandali sono logori e non fanno presa. Tutti i tuoi movimenti ricadono sulle ginocchia. Dobbiamo trovarti qualcosa di meglio. Qualcosa di adatto. Ma non sarà così facile. Guarderò in una moschea. Lì dovrei trovare un paio di bei sandali. Spero che non mi giudicherai.
Ah, non guardare me, Sadiki. Sarà una questione tra te e Allah. Che hai rubato di bello oggi? Molto bene. Guarda un po' chi c'è, il nostro pigrone. Ti stavo aspettando. Qualcuno deve pur pensare al cibo. Fermi. Mangiate. E cercate di stare alla larga dal mercato. Fidatevi. Andate da Zaida. Lei usa molto burro. Già, proprio così. Sembri stanco. Stai bene? Una piccola avventura mi farà stare meglio. Che cosa vogliono? Un libro mastro navale al porto. Sì, raga, è chiaro che graficamente non è che è un disastro completo, però, insomma, guardate un po' i modelli e le animazioni. Di certo non ci troviamo a un titolo che grida, no? Current gen, tutt'altro. Secondo me le animazioni facciali sono anche un po' al di sotto di Valhalla, che comunque era un gioco con altri valori produttivi, eh. Lo facevo anche allora, ma adesso sono. Eppure cross gen. Se porta devo fare un confronto. Se devo fare un confronto. Non ancora. Assassin's Creed Mirage. Sai come sono fatti. Per i capitoli ruolistici. Strano. Lui è solo un messaggero. Ciò che Assassin's Creed Rogue è stato questa volta. Per quelli, diciamo, del corso centrale della saga, ovvero i capitoli in cui Assassin's Creed è iniziato a diventare molto grande. Esatto, per Black Flag, esatto. Questo, esatto, Mirage è per Valhalla ciò che Rogue è stato per Black Flag. Quindi un capitolo più piccolo, più contenuto, che però riprende i crismi, diciamo così, le fondamenta di un grosso capitolo precedente. È un capitolo minore e quindi siamo lì. Ah, giusto, qui possiamo parlare con un po' di gente. Motiha, dov'è fuggito il tuo sorriso? Che è successo? Ora non ho voglia di parlare. Ma Lucian, Valhalla mappa vuota, io non sono d'accordo. Mappa vuota e poco dettagliata, non sono d'accordo. L'Inghilterra di Valhalla, secondo me, è una bellissima ambientazione. Poi ho, cioè, se per vuota intendi povera di città o che altro, ricordiamoci che è l'Inghilterra del IX secolo, dove Londra non è Londra, è un villaggio, ok? Come in Assassin's Creed 3, New York, e chiaramente non ci sono i grattacieli, ma è un villaggio. Stessa cosa, anzi, Valhalla, così come Odyssey, aveva raggiunto un po' il punto di non ritorno per quanto riguarda la roba su schermo. Cioè, in Valhalla si era praticamente soverchiati di punti interrogativi, di avamposti, di grotte, di caverne. Alla ventesima caverna io ho detto non ce la faccio più. L'ho fatta lo stesso perché Valhalla pure l'ho fatto al 100%, ma non ce la facevo più. Origin e Odyssey li ho trovati meglio sotto tutti i punti di vista. Ni, nel senso, il migliore della trilogia rimane Origins, per quanto mi riguarda, perché è un capitolo in cui si intravede la svolta ruolistica, si intravede la svolta gigantesca in termini di estensione della superficie del mondo di gioco, ma è ancora gestibile. E poi l'Antico Egitto, secondo me, ha un fascino incredibile. Odyssey, secondo me, è troppo pieno, troppo lungo, troppo denso, ma è, a mio parere, un parco giochi divertentissimo. Valhalla è il punto di incontro tra i due e si pone per me tra i due. Perché sì, Odyssey, anche secondo me, è il peggiore dei tre, dove si sono fatti prendere la mano dalla, un po' da questa bulimia ruolistica. E secondo me anche la trama, su Odyssey sono state fatte molte scelte sbagliate anche a livello narrativo. E per cui per me l'ordine di gradimento è Origins, Valhalla, Odyssey. Non hai nessun altro. Non desidero che tu sia turbata.
Ho accettato il contratto e intendo occuparmene. Non sono turbata, Basim. Ma non capisco perché tu debba trascurare te stesso per servire i loro interessi. Tu non devi proprio niente a nessuno. Ricordatelo. Non hai nessun altro, Basim. Quindi, amici, che cosa stiamo imparando da questo prologo? Io intanto rubo in casa della gente. Però questi sono amici miei, quindi non mi dicono niente. Questo è tipo il mio rifugio. Che cosa abbiamo capito da questo prologo? Basim è un giovane ladruncolo di strada che ha delle ambizioni di vita molto alte, perché lui desidera battersi e lottare per i più deboli, e però al tempo stesso deve sopravvivere, e quindi lavoretti, furti. Solo tre casse a quanto indica il libro, mastro. Aspettiamo fino a domani sera per il ritiro. Se non si presenta nessuno, vorrà dire che si sono dimenticati. Lucian, io per quanto riguarda la storia di Valhalla sono molto combattuto, perché da un lato anch'io, secondo me Valhalla anche lì verso il finale, vabbè, qui adesso ci spiega i rudimenti dello stealth, quindi mi permetto di parlare anche d'altro nel frattempo. Il finale della storia di Eivor io l'ho trovato un po' inconsistente. Il finale della storia principale è importantissimo. Però io tutta la gestione della campagna, diciamo così, vichinga di Eivor in Assassin's Creed Valhalla non sono riuscito a odiarla, perché tutte le varie fazioni, anche un po' la parte più politica, stringere alleanze con i sovrani, conoscere un po'... Io poi sono appassionatissimo di quella parte di storia, cioè proprio l'incursione vichinga in Inghilterra. Vabbè, ho visto gran parte dei prodotti che la raccontano, da Vikings a... oddio, come si chiamava quell'altro su Netflix? Oddio, quello con protagonista Uhtred. Oddio, come si chiamava, amici, aiutatemi. Oddio. Vabbè, comunque io sono molto appassionato di quel tipo di storia. Ho visto la gran parte dei film e delle serie ambientati, ho letto libri sull'argomento, quindi mi appassiona tantissimo e mi è piaciuto molto come Ubisoft ha raccontato quella cosa là. The Last Kingdom, grazie Tom, The Last Kingdom, ho avuto proprio un voto. Allora, noi dobbiamo chiaramente aprire quella porta che è chiaramente chiusa, ve lo spoilerò perché già l'ho fatto, e dobbiamo acchiappare al tipo qui con la chiave. Dobbiamo acchiappare al tipo con la chiave, che pure è blindato. E dobbiamo cercare di capire come fare. Allora, tanto qui sotto ce n'è uno e la strada è abbastanza libera per tramortirlo. Ok. Occhio che qui c'è anche un forziere. E questi forzieri sono fondamentali per raccogliere le risorse necessarie a potenziarsi. Allora, questo qui come sta messo? Ok, sta di qua. Quindi noi adesso... ovviamente non abbiamo ancora la macelata, quindi ci accontenteremo dei sani pugni. È interessante anche questa cosa qui, le porte. Vabbè, questo anche nei capitoli precedenti possono essere sbloccate dall'interno. Per ovviamente sbloccare ulteriori soluzioni di accesso. Ok, adesso possiamo tornare di qua, praticamente. Qui c'è un amico. Però ce la possiamo cavare, secondo me. Vedete l'intelligenza artificiale anche com'è statica? Le guardie che fanno i loro percorsi prestabiliti.
Poi andremo a vedere meglio in altre occasioni. Ci sono state delle cose proprio che mi hanno fatto, cioè delle situazioni che mi hanno fatto cascare, le cosiddette. Ma sono problemi, cioè non è un problema isolato di questo gioco, sono problemi che la saga si porta dietro da anni, purtroppo. Chissà quali segreti ci sono. Ok, abbiamo preso il libro mastro. Possiamo tornarcene indietro. Ma qui ancora... Ah no, ok. Ben trovato, Bas. No, non c'è più l'avanzamento a livelli. Al massimo c'è l'avanzamento in grado. Però sì, fondamentalmente la progressione è scandita dall'acquisizione di nuovi potenziamenti, nuovi oggetti, nuovi... Io sto giocando a prestazioni al momento. E allora vi faccio vedere la mappa. Chiaramente per ora ho sbloccato solo questa parte visibile, ma la mappa è tutta questa. E si divide tra dintorni di Baghdad, quindi provincia, tipo quella in cui mi trovo, terre selvagge, ok, che è tutta la parte qui che circonda Baghdad, e poi la città, Baghdad, che si divide attraverso i distretti esterni, ovvero Harbiya, non so se li sto pronunciando bene, Abbasiya e Kark, e poi è bello il level design di Baghdad perché si sviluppa in anelli. Sostanzialmente. E poi c'è la parte rotonda, la città rotonda, che si divide a sua volta in questi tre distretti e sono le parti più avanti, diciamo, sono esplorabili nelle parti più avanzate del gioco, o meglio, ci potete andare, ok? Però il livello consigliato è un livello più avanzato, che non sono livelli numerici, ma sono livelli, qui ancora non lo possiamo vedere, vedete, il menu è limitato, però dopo quando metto la mia partita vi faccio vedere meglio. Si va per gradi di assassino, quindi iniziato, novizio, assassino, mentore, fino ad arrivare poi a mentore, ok? E non fatevi ingannare, perché Baghdad è grande, cioè comunque, cioè Baghdad è tutta questa, delimitata da queste tre scritte, fino ad arrivare al centro, e fidatevi che è comunque molto grande. Devo dire che le parti esterne di Baghdad, a parte la provincia di Anbar, ovvero tutta questa parte qui è desertica, c'è poco da fare, poche attività, però come vi dicevo la cosa più importante è questa, cioè che è tornato ad essere un Assassin's Creed gestibile, perché non si è soverchiati dall'ennesima caverna da esplorare dove trovare il pugnale eccetera eccetera, quindi va bene così. Le zone sono ben diversificate, vedrete poi che c'è questa zona qui a Basiglia che è quella dei mercati, il bazar è molto bello, Kark invece è la zona un po' più diciamo periferica, Harbiya qui ci sono tutte le zone delle vasche, della parte delle tintorie eccetera eccetera, il cuore della città chiaramente è quello pieno di moschee, edifici particolari, palazzi principeschi eccetera eccetera. Quindi sì. Ci sono anche armature o armi leggendarie della prima civiltà. Finora non ne ho trovate. C'è un buon numero di armature, non esagerate, ma c'è. Gli occhi in città ci farebbe... Della prima civiltà no, ma c'è una quest. Che posso fare. C'è una quest dedicata al recupero di manufatti antichi da portare dentro un tempio e man mano che si sbloccano le zone di questo tempio si accede a delle equipaggiamenti particolari che danno l'impressione di essere di stampo Isu. Quindi sì, si arriverà a sbloccare credo un set di equipaggiamento Isu. Non è assolutamente un remake del primo Assassin's Creed, è un titolo che cerca di recuperare le atmosfere, lo spirito del primo Assassin's Creed, ma è di fatto uno spin-off di Assassin's Creed Valhalla, anzi un prequel,
di fatto. Se dovete rubare qualcosa, io faccio al caso vostro. Derwish può confermare. Mi ha girato i vostri contratti. Allora, Roshan, sappiamo dai trailer che lei diventerà la maestra e la mentore di Basim. Dubito che un ladro di strada farà di meglio. Allora, raga, io aspetto di arrivare al punto, diciamo, in cui termina il prologo. E poi nella seconda ora di live, fino alle 15, vi faccio vedere un po' la parte più avanzata dove sono io. Quindi con la mappa praticamente quasi tutta sbloccata, gli strumenti tutti sbloccati, così vi faccio vedere qualcosina. Perché ovviamente qui siamo veramente alle prime armi, è molto limitato il ventaglio di cose che possiamo fare. Perché hai deciso di renderti ridicolo così? Così come? Come un pezzente. Li implori di darti attenzione. Pezzente? Nihal, io faccio bene il mio lavoro. Quella donna sarebbe fortunata ad avermi. Peccato che non ti voglia. Sei un ladruncolo. Sì, ci può stare giocare prima questo e poi Valhalla. Però, cioè, non è che sono così interconnessi, Cioè, nel senso, semplicemente Basim è un personaggio che poi in Valhalla sarà fondamentale. Però non è che se non ti giochi Mirage non capisci niente di Basim in Valhalla, Che cos'è? I difetti di cui parlavo riguardante l'intelligenza artificiale sono proprio i comportamenti basilari dell'intelligenza artificiale. Ronde prestabilite, un sistema di allerta che è efficace in alcuni momenti, tipo se rubi una roba davanti a una guardia, la guardia inizia a inseguirti. Al tempo stesso, se ammazzi uno da un riparo di fronte a una guardia, quella guardia non va subito, cioè sì, va, diventa sospettosa, arriva vicino e si fa ammazzare. Ti ringrazio, Giuseppe. Quindi alti e bassi. Che cosa hai in mente? Vogliono quel forziere e io andrò a prenderlo per loro. Gliela farò vedere. Ciao Ernesto, chiedi e capiremo se possiamo risponderti. Allora ci proveremo insieme. Se ti farai scoprire nel palazzo d'inverno, ti uccideranno all'istante. Ci serve un ingresso sicuro. E io so dove possiamo cercare. Sempre che ti stia bene lasciarti guidare una volta tanto. Ok. Ok. Oh, scusate. Andiamo a esplorare il palazzo d'inverno? Non devi accompagnarmi. Ok, questa è la missione che poi sancisce la fine del prologo. Stai per fare un'idiozia. Ma non c'è verso di fermarti. Verrò con te. Ernesto, prima di tutto dammi del tu, non mi dare del lei, mi fai sentire vecchio. E poi per PC mi spiace, non l'ho provato, non l'abbiamo provato proprio in redazione per PC. Fai strada. È un piano folle. Ciao Thomas. Se anche avessi successo e fossi accolto nei loro ranghi. Posso darti del voi? Ottocentesco. Certo che no. Nihal. I loro interessi sono anche i nostri. Tuoi, miei e di chiunque sia costretto a vivere. Comunque sì, Tom, puoi darmi del voi, ma solo quando facciamo i giochini, quelli lì che piacciono a te. Da quella vita che permetterà a Jasib di usare il suo talento come artigiano, che impedirà a brava gente di essere emarginata come lo fu mio padre, e a bambini di vivere sempre alla giornata. Capisco quel che vuoi dire, Basim. Quelli slurp. Un mondo che non può esistere. Su questo non siamo d'accordo. Eccolo lì, il palazzo d'inverno. Vieni, di qua. Sono dietro di te. Salve, Basim. Devo bere un goccio d'acqua perché
mi stavo strozzando con la mia stessa saliva. Qui attenderemo che faccia buio. Ciao Christian, questo è l'ultimo Assassin's Creed che non esce nel 2024, esce domani. Il parkour non è assolutamente ai livelli di Unity. No, certo. Ma nessun parkour di Assassin's Creed è ai livelli di eravamo qua su a contare la refurtiva nel parkour di Unity rimane come adesso. Unico. I rischi erano più bassi. Anche il valore del bottino. Shebanks, certo che ti leggo. Dove sei? Ah, gli FPS sono equilibrati o ci sono alti e bassi in alcune zone piuttosto che in altre? No, non ci sono state grosse oscillazioni. Almeno per quanto riguarda... la porta principale. Almeno per quanto riguarda la mia run. In un paio di momenti è capitato, ma in maniera totalmente randomica. Se tu non ne hai nessuna, forse dovresti darmi retta. Aspetta! Ok, questo è un primo assaggio di quello che si può fare durante, diciamo, un incarico principale, ovvero in caso di infiltrazione in una base nemica si possono cercare le opportunità per penetrare all'interno del palazzo, del luogo, della prigione, così, e soprattutto trovare degli aiuti per penetrare più facilmente, più velocemente o per... sostanzialmente sbloccare anche opportunità di assassinio differenti. Anche queste sono cose che richiamano i capitoli precedenti, perché proprio Unity, parlando di Unity, vedete quanto importante è stato Assassin's Creed Unity nonostante i difetti, nonostante la merda che si è beccato? Perché questa cosa fu introdotta in Unity, fu continuata in Syndicate, poi è stata abbandonata ed è stata ripresa in Valhalla. Anche in Valhalla poi sono tornate, diciamo, in auge le opportunità. Ovviamente in questo caso si tratta semplicemente di un furto, quindi le opportunità non sono particolarmente varie. E qui possiamo fare due cose: o seguire Nihal oppure cercare da soli un punto di ingresso. Siccome nella mia prima partita ero pigro e ho seguito Nihal, stavolta voglio cercare io da solo un punto di ingresso. Quindi vediamo. Cerca un'altra entrata. Si è fatto buio. Vieni. Nihal. Ti aggrappi alla mia coda, Basim? No, non mi aggrappo alla tua coda, voglio cercare da sola. Che fine ha fatto Nihal? Vediamo se riuscirò a trovare un altro ingresso. Eccolo. Qui non sembrano esserci pericoli. Ordine di palazzo. Ci rubiamo anche un forziere. Modalità Mariuolo, sempre e comunque. Allora, penetra nel palazzo. Oh, fermi. Forse dovevo seguire Nihal alla fine. Attenzione. Vediamo un po'. Ma questo qua lo possiamo. Perché non mi sembra che ci siano. Infatti. Vieni. Vieni a papà. Il lancio è domani. Dormire ti farà bene.
Ok, ho raccolto anche la chiave. Non male. E vabbè, siamo arrivati. Come vedi, Nial, ho fatto tutto da solo. L'hai trovata la chiave? Sì. Il califfo sembra inquieto. Il califfo. Il figlio ribelle non lo aiuta. Il ragazzo è curioso. È la sua prima volta a palazzo, non è così? Che vada dove vuole. Provvedere a lui. L'incontro dovrebbe essere breve. Eccoli qui. Vieni. Di qua, il califfo vi attende. Sono arrivati, mio signore. Fuori, tutti quanti. Incontrerò gli ospiti da solo. Padre, fammi restare. Fuori di qui. Sembra pesante. Non riusciremo mai a portarlo via. Allora dovrò prendermi quel che contiene. Signori, benvenuti. È tutto a posto. Desumo che sia assai importante per voi, ma vi assicuro che sarà ben protetto qui. Non ci aspettiamo nulla di meno. Ci dedicheremo al nostro compito e torneremo a tempo debito. Siate pronto, califfo. Grazie, Vascan. Il contenuto? Per proteggerlo a costo della vita dovremmo sapere... Voi non vedrete niente. Non direte niente. Guarda, Christian, io credo comunque che il problema relativo al tuo ordine di Mirage che Amazon te l'ha fissato per gennaio... potrebbe essere un errore di sistema. Grande Indigram, auguri e grazie per l'abbonamento. Non è la nuova, cioè sì, è la setta da eliminare, ma è l'ordine degli antichi che sta in giro da... arriva qualcuno. Oh, oh, oh. Che sta in giro dai tempi di Origins. Pensavo che sarei mai entrata qui. Guarda che razza di archi. Venderne un solo frammento frutterebbe un mucchio d'oro. Per caso non hai un piccone con te, vero? Lo terrò presente per quando ci intrufoleremo in un altro palazzo. Va bene, Basim. Apri, ruba, scappa. Basim, presto! Oh oh! Basim! Disco Isu! Aia! Dai, dammelo! No, no! Un po' già bicchiere. Hai una vaga idea di quello che mi faranno. Vi prego, io mi dispiace. Questa è tutta colpa tua. Basta, vi prego. Tonto delinquente da quattro soldi. Ops. No. Corri. Nihal, aspetta. Padre. Prendetelo! Il califfo è morto! Trovate il boccioso! Ecco dove sei! È la tua fine! Qui non si passa! Addio! Non mi avrete mai...
che c'è da fare. Nessuno potrà superarmi. Mai mi avrete. Ma no. Ma che cacchio. Vedete che il parkour non è sempre precisissimo. Andiamoci. Quanto dura Mirage? Una ventina di ore la storia principale. Estendiamo a una trentina, va. Scusate, ho sbagliato. Estendiamo a una trentina qualora facciate tutto. Io sto aspettando che smettano di cercarmi, eh. Ma guarda che i rimandi a Prince of Persia sono molteplici, in tutti i capitoli un po' più arabeggianti della saga, chiaramente. Se pensiamo che il primo Assassin's Creed nasceva come erede spirituale di Prince of Persia, quindi... Ma lui stesso somiglia un po' al principe di Persia. È chiaro che è stato fatto a... E chi t'ha visto? Fratello mio! Però vedete com'è... È bella Baghdad, tutta interconnessa, com'è bello muoversi tra i tetti... E i balconi di Baghdad. Che poi questa non è Baghdad, ma è Anbar. Però, vabbè. Assolutamente, c'è la skin di Prince of Persia. E tra l'altro nella video recensione la vedete, perché in alcuni momenti... Però aspetta. Blue Leo. Non è Basim ad avere origini diverse. Voi non, perché Basim di fatto è medio orientale. Quello che si scopre su di lui in Valhalla, cioè, è complesso da dire senza fare spoiler, però diciamo che è la reincarnazione di qualcuno, ok? Nella sua vita precedente era lui. Però cioè, Basim di fatto è nato a Baghdad. Poi che sia la reincarnazione di un determinato personaggio... è un altro discorso. Vazcan, sì. Il level design è una delle cose più belle di questo Mirage. Mirage. Quindi che è successo? Abbiamo tentato, dopo una serie di furtarelli, siccome abbiamo voglia, Basim ha voglia di farsi notare proprio dagli occulti che collaborano con i ladri di Baghdad, ha tentato il colpaccio. Colpaccio è andato malissimo, perché sto colpaccio è finito con la morte del califfo. Non proprio. Stai bene? Ottimo, perché adesso devi parlarmi di questo. Non so cosa intendete. Dimmi cos'è successo. Stare in silenzio non ti aiuta. Se sto in silenzio è perché non so che cosa ho visto. Quell'oggetto mi ha fatto qualcosa. Ero in un altro luogo. Freddo. Orribile.
Poi mi sono ritrovato le mani del califfo strette intorno al collo. È stato un incidente. Non era mia intenzione. Volevo solo aiutarvi. Dobbiamo portarti via da qui. Ho una barca al molo occidentale. Cosa? No, non posso partire. Devo trovare Nihal. Pensaci bene, Basim. Le guardie del califfo stanno cercando chi l'ha ucciso. Sì, però poi migliora moneta, Tom. Migliora moneta perché il Basim assassino non è tanto più vecchio di questo Basim, di questa versione Basim, perché passano pochi mesi. Passano pochi mesi rispetto a quello che sta succedendo in questo prologo. Però sono tutti in pericolo. Migliora perché? Perché già adesso, come vedete, sta per succedere qualcosa che sta per segnarlo. E quindi diventerà un personaggio più riflessivo, più segnato appunto dalle sue cicatrici. Dicevo, più segnato dalle sue cicatrici, soprattutto interiori. Vabbè. Ancora? Vabbè, ma non posso fare niente. Vabbè, tanto. Ecco. Basim, distogli lo sguardo. Non c'era niente che potessimo fare. Niente. Se il califfo fosse vivo, questo non sarebbe successo. Pensa prima di puntare il dito contro qualcuno, Basim. L'idea del furto a palazzo è stata tua. Perché volevi fare colpo sui tuoi amici misteriosi. Io ti ho salvato. Tu li hai uccisi. Sei stata tu. Veniva da quella parte. Spero di non rivederti mai più. Presto. Sono tutti morti. E fuggiamo. Ma ero io quello che cercavano. Io non posso restare qui. Non posso. Cercate i ladri dei... Vieni fuori, ragazzo! È inutile nascondersi! Fermo! Ops! È lui? Credo di sì. Molto bene. Eccola. Muoviti. Lei è un personaggio molto figo. Diciamo che in generale tutti i comprimari sono personaggi abbastanza interessanti. Quelli privi, secondo me, di carisma sono proprio gli antagonisti. Cioè, sono pedine, sono birilli che devono cadere sotto i colpi della nostra lama celata. C'è poco approfondimento. Cosa volete fare? Non pensare. Vabbè, questa scena è ricorrente all'inizio di ogni Assassin's Creed. Però qui, vedete, va, via, cade. Beh, comunque l'inizio non è male. Thank you.
L'inizio non è male, perché adesso con questa transizione... Time skip. Vediamo quando lo dice. Quella è Alamut. Un nuovo giorno. Due mesi dopo. Dovrei tornare. Questa bella transizione dal tuffo in fuga da Baghdad, poi riemerge e siamo ad Alamut due mesi dopo. Sì, sì. No, ma poi la cosa figa, a me per esempio piace molto questa cosa. Mi lascia senza fiato. Come se fosse sorta. In questa prima fase, finché Basim non diventa un assassino. Due mesi. Finché Basim non diventa un assassino a tutti gli effetti, il salto della fede non è un salto della fede, è un salto normale. Mentre invece, se vi ricordate, Assassin's Creed 2, con Ezio 17enne, subito sapeva fare il salto della fede. Eccoti qui. Sei pronto? Io credo di sì. Cerca di non pensare a ieri. Comunque, perché lo chiedeva oggi prima, no, Roshan... Vestiti e potremo iniziare. Non è mai comparsa, mi sembra. Forza, Basim. Come hai imparato? Sì, maestra. È vero, in Valhalla! Avete ragione, scusate, è vero, c'è una missione che la riguarda in Valhalla. Continua così. È vero, c'è una missione che riguarda in Valhalla. Calmo. Salta, ora! Sì, ma... Vedete il suo salto della fede? Riproveremo domani. Ero pronto. Comunque sì, avete ragione, c'è una missione che la riguarda in Valhalla. Avete ragione, l'avevo rimossa. Il balzo della fede. È una prova cruciale nel tuo. Valhalla l'ho giocato una sola volta e non me lo ricordo magari benissimo come altri capitoli della confraternita. Per eseguirlo con successo, mente, corpo e spirito devono essere tutt'uno. Abbraccia la paura, placala, trova la pace e lasciati andare. Sì, maestra. Forza. Torniamo al campo. Sì, sì, era. Non faceva parte del pacchetto principale, era una missione aggiuntiva. Posso chiedervi una cosa? Vuoi? Quella volta, al palazzo di Anbar, ho visto il califfo incontrare 5 uomini mascherati, membri dell'ordine. Il califfo aveva il compito di proteggere l'oggetto che avevano scoperto, ma ignorava i loro piani. Non conosceva nemmeno i loro nomi. Com'è possibile che l'uomo più potente di Baghdad sia tanto servito a degli sconosciuti? L'ordine ha regnato su uomini e imperi di tale grandezza per secoli e secoli. Con la loro capacità di persuasione, i membri dell'ordine si ergono a giudici supremi. Il califfo non era che un burattino. E lo stesso varrà per chiunque gli succederà. Il califfato è schiavo del loro potere. Sì, dura poco, raga, sta sequenza di allenamento, però... Vai da Fulad e chiedi se gli serve aiuto. Continuerai l'addestramento. Però sì, cioè, ha senso. Hai visto? Salute, Tabid. Salve, Basim. Cosa ti turba? Per la verità, sono frustrato. L'ordine non ha fatto che rafforzarsi a Baghdad dopo la morte del califfo. E noi indugiamo su questa montagna. Il mentore Raihan sa di certo il fatto suo. Forse dovrei fidarmi di più. Hai visto Fulad? Sarà nel suo ufficio, come al solito. Ora devo tornare al mio lavoro. A più tardi. Hai visto il mentore Raihan al campo? Si prepara a ricevere l'emissario dei Tairidi, maestra. Grazie. Uè, ciao. Come sta Nur, l'aquila audace? Cadrà o si libererà in volo? Tu volerai, Sadiki. Inshallah. Grazie. Cosa te lo fa pensare?
Uno dei Banu Musa si infuriò con te, ma tu... Non l'avevo preso io il martello. Non ti scusasti perché non avevi fatto nulla di male. Ti rispetto. Sei testardo come me. Mi hanno detto di peggio. Poi parlano di cose al passato remoto, come se fosse successo da giovani. Questo sta da 2 mesi, tutto. Alla fine. Hai visto Fulad dal campo? L'ho visto parlare con Ahmad vicino al suo ufficio. Arrivederci. A me continuano a non convincere i modelli dei personaggi, li trovo plasticosi e poco convincenti. Sì, i modelli dei personaggi, così come le animazioni facciali, non sono esattamente il punto forte, anzi tutt'altro. Anche a me non piacciono. Molto bene. Ah, che cosa c'è nell'angolo qui? Cosa mangiasti questa mattina a colazione, Gab? Dimostra che mangiai un plum cake. O peggio, Abu Jafar. Plum cake. Scherzo, un plum cake. Addio. Ah, Basim. E fu molto buono. Sì, Enkidu. Ora si Sapendo già che fine farà Basim alla fine di Valhalla, che senso ha fare un gioco con lui protagonista? Rima, con pazienza. Antonio. Mi ricorda qualcuno. Beh, questo è un prequel, innanzitutto. Poi non so che finale di Valhalla hai visto. Farò tesoro delle vostre parole. Roshan, diciamo che Basim sarà molto importante per il futuro di Assassin's Creed dei prossimi capitoli. Quindi, tutto sommato, ha senso far vedere qualcosa in più sul suo passato. No, Tony, i protagonisti del passato non sono più antenati di Desmond ormai da un bel po', praticamente dal 3, da quando esce di scena. Non mi serve. Sapevo già dove era il cuoio perché già l'ho giocato. Iniziando a metterci pressione. Forse vuoi dire l'ordine, Aban? Posso parlare solo di ciò che so, Sadiki. Il califfo intende spazzare via i ribelli. E se voi insisterete nel dare loro aiuto, noi non potremo garantirvi protezione dalla reazione del califfato. I ribelli ci forniscono informazioni a Baghdad. Senza di essi siamo ciechi. Comunque sia, il governatore Muhammad ha tutta l'intenzione di sedare rapidamente la ribellione. Non ne dubito. Indigram, stai buono. Le cose stanno cambiando a Baghdad. Forse dovrai agire prima del previsto. Capisco, Aban. Non ne sento mai parlare, ma a me manca tanto un titolo come Black Flag. Beh, è uno dei migliori capitoli della saga. E così i Tahiridi che governano questa terra sono tutto. E come se manca un tra Alamut e un attacco su vasta scala. Una pace fragile. Quanto può durare? Come va la costruzione? Il lavoro è molto più lungo del previsto. Deve essere frustrante. Il mentore Raihan è saggio, ma parla della montagna come se fossimo destinati a costruirci sopra. Seguiremo i suoi dettami con pazienza. La maestra Roshan dice che non devo essere ansioso di tornare alla città della pace. Io non avrei alcuna fretta. Baghdad è diversa ora. È molto, molto pericolosa. Rebecca? Basim, stai per caso vagando per il campo senza meta? No, ho questo cuoio per te, va bene? Hai finito di giocare con le spade di legno, pare. Io sono contraria, ma Roshan insiste. Ecco il tuo pugnale.
E la tua spada? Sono orgogliosa del mio lavoro. Arsenale di partenza. Spada e pugnale. Questa lama ha carattere. Ho mai creato qualcosa che non fosse unico. Sono in debito con te. Non pensavo di ricevere nuove armi. Ripagami usandole contro l'ordine. Farai conoscere il loro carattere tagliente. Roshan diceva che devi addestrarti ancora. Mostrale la tua nuova spada, allora. Sono ansioso di farlo. Vabbè, qui ci fa addestrare coi coltelli da lancio. Lanciandolo in questo modo, fende l'aria con rapidità. Sono ansioso di farlo. Devo ricordarti come si usa un coltello. Vabbè, facciamolo. Allora, questa è la ruota degli strumenti. Per il momento abbiamo solo torcia e coltello da lancio. Così. Molto bene. Il tuo esempio mi spinge ad allenarmi. È questo lo spirito, Sadiki. Vabbè. Finito pure i coltelli. E devo salire di qui. Assalamu alaikum, Sadiq. Wa alaikum assalam. Ti manda Fulad? No, a dire il vero. Non devi aiutarci con... Credo si tratti... Non per essere scortese, ma non... Ti lascio al tuo co... La pace sia con te. E anche con te. Poco fa ero sulle montagne. Il mentore Raihan ci ha detto di ispirarci ai nidi che le aquile costruiscono sulle vette. Il suo lascito è chiaro. A presto. Che Allah sia con te. Ma ci sono le stesse ambientazioni del primo? Siria, Afghanistan, eccetera? Allora, il primo è ambientato a Gerusalemme, mentre invece questo è ambientato a Baghdad. Ci vediamo domani. Basim, devi imparare a combattere. Ero sorpreso quando Rebecca me l'ha data. La spada non è un'arma rozza per un occulto. Noi occulti dobbiamo saper padroneggiare molte armi diverse. Uno scontro può evolversi in molti modi. Tutti sanno impugnare una spada, ma tu come la userai? Sono qui per apprenderlo, maestra. Sei davvero qui? Beh, sì, credo di sì. Sei qui nel corpo, ma anche nella mente e nello spirito? È un enigma. No, è la differenza tra la vita e la morte. Tieni gli occhi su di me e girami intorno. Non dare mai le spalle al tuo avversario. Vabbè, rudimenti di combattimento. Mostrami i tuoi affondi veloci. Beh. Sì. Ti sto aspettando. Eccellente. A volte dobbiamo mettere più forza nell'attacco per provocare danni maggiori. Resterai scoperto. Quindi agisci con tempismo. Avanti! Così! Molto bene! Eccellente! Passiamo alla difesa. Puoi parare gli attacchi dei tuoi nemici. Dopo alcune parate consecutive, l'avversario resterà stordito. Para i miei attacchi ora. Prego.
praticamente il Perry. Molto bene. Eccellente. Non possono essere parati alcuni attacchi. Dovrai invece schivarli. Stai pronto. Vabbè, questi sono gli attacchi imparabili, bisogna semplicemente schivarli. Stai imparando. Ben fatto. Ora proviamo un combattimento libero. Mostra ciò che hai appreso. Oh, mi hai colta di sorpresa. Ben fatto. Prendi questo. Cosa credi di fare? Abbiamo finito per oggi, Basim. Perché ci fermiamo? Fallire non mi insegna nulla. L'apprendimento richiede azione e quiete in parti uguali. Ti sei dedicato all'azione. Ora cerca la quiete. Non devi avere fretta. Sii paziente. Fallire fa parte della tua crescita. Ripensa a queste parole e torna più forte. Sì, maestra. Lo farò. Bene. A più tardi. Presto Ahmad tornerà alla casa della sapienza. Temo che possa finire in mezzo a un nido di serpi. So quanto sei legato a tuo fratello. Presto avremo altre notizie. Poi potremo agire. La pace sia con te, Abu Jafar. Io sono Ahmad. Ahmad, le mie scuse. Non preoccuparti. Vieni a scaldarti vicino al fuoco. Il nostro fratello Ahmad partirà domani. Per Baghdad, per la Casa della Sapienza. La Casa della Sapienza? Io e i miei fratelli abbiamo lavorato in quel luogo per anni e ho ancora cose su cui lavorare. La scienza non aspetta. E inoltre compirò il mio dovere di occulto, osservando e ascoltando ogni cosa tra gli studiosi. Fulad, racconta a Basim la storia della piuma. La nostra tradizione della piuma è nata in Egitto. Rimandano alle piume di Maat. Le piume dell'airone venivano immerse nel sangue dei bersagli. Esse venivano lasciate al giudizio del signore del fatto, no, di intingere le piume di aquila all'umiltà e al rispetto del nel sangue del bersaglio una volta ucciso, come prova. I messaggeri della giustizia, non i giudici ultimi. Protagonista la stessa voce di Drake? No, il protagonista la voce di Claudio Moneta. Verrò io con te, Nur. Se mi tengo in movimento, il mio corpo non patirà il freddo. Ti sono grato. Andiamo. Stai arrivando, Basim? Ascolterai le storie più tardi. Abbiamo quasi finito il prologo. Posso confidare? Torcia. Sai che puoi. Prima il mentore Raihan si stava rivolgendo a un emissario. Il mentore chiedeva se rischiamo un attacco per i nostri rapporti con i ribelli di Baghdad. Siamo al sicuro qui, ad Alamut. Non saprei, ma non invidio chi attaccherà questo nido di aquile. Come va la ronda? Ad Alamut è tutto tranquillo. E io sto morendo di fame. Ci siamo fermati prima della gola principale. Eccellente. Inizieremo da lì. Grazie. Vieni, Nur. Seguimi. Prima ronda ufficiale. Di ricevere la tua iniziazione? Sì. È come se mi fossi preparato da sempre a questo momento. Io non ho dormito la notte prima della mia cerimonia. Un po' per l'euforia e un po' per la paura, se devo essere sincero. Tutti temiamo l'ignoto.
ma ciò che è ancor più ignoto ci attende oltre l'iniziazione. Parli dell'ordine? Li vedo come i mostri di una fiaba, nascosti negli angoli e nei vicoli più bui. La differenza è che l'ordine è... Esce domani, ragazzi. Lei è Maja. Magnifica. Presto ne avrai una tutta per te. Fulad mi ha presentato un'aquila di nome Enkidu. Ha detto che ci assomigliamo. E non era un complimento. Ha visto qualcosa? Seguimi. Sono dietro di te. Dobbiamo essere rapidi. Sono d'accordo. Dobbiamo attendere il momento giusto. Ah sì, che sciocco. Devo... E ora... Ah! Cavolo! Ecco, vedete? Cioè, praticamente è un contrattacco. Non erano bersagli di legno, vero? Non è per quello. Questa spada. Che cos'ha? I mercenari di Baghdad usano queste armi. Dobbiamo avvertire gli altri. Mercenari di Baghdad. Come lo sai? Basim ha riconosciuto la fattura della spada. Io gli credo. Fallo entrare. Come sai che quegli uomini erano di Baghdad? Sono cresciuto in quelle strade e ho visto quelle armi molte volte, da vicino. Dietro ogni mercenario ci sono gli ordini di un mandante. Sì, e dobbiamo scoprire in fretta di chi si tratta. Torneremo a Baghdad e chiederemo aiuto a Ali ibn Muhammad. Ah, oh, certo, il capo degli Zanj. È uno stolto, folle e pericoloso. Forse, ma è uno dei nostri pochi alleati a Baghdad. Ci servono sia lui che i suoi uomini. Tornerò io a Baghdad. Vada Ali, scopri se erano uomini dell'ordine. Lo farò. Allah sia con te. Allah sia con te. A presto. A presto. Suonava più come una minaccia. Ecco, di fatto ora finisce il prologo e questa sequenza è molto figa.
Molto bella come sequenza. Abbiamo anche l'opportunità. Ecco, questo è l'albero dei talenti. Questo è l'albero dei talenti. Come vedete, è un albero molto gestibile, perché le skill fondamentalmente da acquisire sono poche. Ovviamente più si va avanti più servono punti talento, quindi non è che lo si completa proprio in breve tempo, però è fatto in modo da essere effettivamente completabile entro la fine del gioco. Qui abbiamo l'inventario, come vedete pienamente Valhalla style, con i completi che in questo momento non ci sono. Poi abbiamo la tenuta, che sostanzialmente è una modifica solo estetica, ok? Quindi una cosa è il completo e una cosa è la tenuta. Possiamo avere il completo del principe di Persia, ma la tenuta di Altair, per esempio, che esteticamente si va a sovrapporre a quella del principe di Persia, ha l'aspetto, ad esempio, della tenuta di Altair, ma conserva gli effetti del costume del principe di Persia. Il talismano va praticamente è un oggetto puramente estetico che si mette dietro la schiena. La tinta, sono praticamente delle skin colorate per i vari costumi già esistenti, spade e pugnali. Quindi ci siamo. Talenti, codice, ovvero il codex, e qui abbiamo gli strumenti che poi sono fondamentalmente. Sì, come la Trasmog, esattamente, esattamente. Detto ciò, io adesso salvo e... questi pochi minuti che ci separano dal salutarci, vi faccio vedere. Eccolo qua, denaro e coltelli. Caricherò un salvataggio mio recente, così vi faccio vedere un po' più di robe. Ma proprio velocemente, eh. Eccoci qua. Allora, innanzitutto questa è la mappa più o meno sbloccata, questa è Baghdad, la parte centrale non l'ho ancora esplorata, infatti ho ancora tutto da fare nella zona centrale della città, ok? Ma ho già esplorato quasi tutto, vedete, ho già completato quasi tutta la parte, diciamo, che circonda le mura della parte interna. Qui abbiamo le terre selvagge dell'ovest e del nord che separano Anbar, ovvero la cittadina di partenza, dal centro di Baghdad, e poi c'è la parte a sud che in vero non ho ancora esplorato. Questo è invece l'albero delle indagini, eccole qua. C'è sempre una macro indagine principale attorno a cui ruotano quattro mini indagini, ok? Che poi portano quattro o anche meno, anche un paio, dipende dalla complessità del caso, che poi portano ovviamente alla risoluzione del caso e quindi alla morte di un obiettivo. I quattro macro casi che ruotano attorno al capo degli antichi
Sono uno, due, tre, che sto per iniziare, e quattro. Quindi sostanzialmente quello che vedete, questa ramificazione che vedete a sinistra, si svilupperà nella seconda metà dell'avventura, immagino di... Per questo vi dicevo che credo di essere a metà della storia, ok? Si svilupperà anche da questo lato. Ok? Qui abbiamo l'albero dei talenti sbloccato quasi del tutto, quelli rossi sono quelli che ho già acquisito, e si dividono in fantasma, quindi sostanzialmente skill che vanno a migliorare le nostre abilità nello stealth, ingannatore, quindi quelle che vanno un po' a arricchire, migliorare, potenziare i gadget a nostra disposizione, e predatore. Questi aumentano i sensi sia di Basim sia di Enkidu, che è l'aquila, ok? Quindi l'occhio dell'aquila e l'aquila effettiva. Andando a vedere meglio l'inventario, vi faccio vedere meglio. Io al momento indosso il completo dell'iniziato, potenziato tra l'altro al 60% più o meno, perché ha 3 slot di potenziamento. Ah, qui potenziare in grado gli equipaggiamenti e le armi non li modifica esteticamente, cioè non è che il grado argento è diverso esteticamente dal grado oro e sbloccando il grado oro di questo vestito cambia esteticamente come in Valhalla, no, ok? Rimane uguale, si sbloccano solo degli effetti aggiuntivi, come potete vedere. Finora ho avuto sbloccato questi costumi, come vedete sono tutti abbastanza, cioè, in linea esteticamente con l'ambientazione, ok? Questo è il costume principale, ci sono le tinte, ogni completo ha le tinte, quindi così o così, io in questo caso l'ho messo verde, ok? La tenuta, come vi dicevo, è una modifica solo estetica. Io come tenute per il momento ho quella da mercante orientale, che è una tenuta originale del gioco, quella di Altair, queste si sbloccano come ricompense nell'Ubisoft Connect, ok? Quindi se vi registrate e completare degli obiettivi sbloccando punti, potete riscattare questi costumi. Completo di Ezio in Revelations, questa è sempre una ricompensa di Ubisoft Connect. Questa è una tenuta da schiavo che mi è servita per una missione. E questa è la tenuta di Basim in Valhalla. Sono tutte dei vestiti bonus, ecco. Ora torno così. Il talismano, come vi dicevo, è una roba puramente estetica che si può mettere dietro la schiena. Ok? E poi le armi. Come vedete, anche qui abbiamo un set di armi e di spade e di pugnali. Il trasmog delle armi, quindi io ad esempio ho equipaggiata la spada dello Zanzi Ribelle, Zani, credo si pronunci Ribelle, ok? Ma ho praticamente vedete che c'è la stellina perché ho fatto il trasmog, all'aspetto della spada di Alamut. Il trasmog delle armi lo potete fare presso i fabbri. Qui abbiamo le monete, sono 3 tipologie di monete che servono per progredire in determinate occasioni. La moneta dei favori del volere, ad esempio, sblocca dei forzieri. La moneta dei favori del sapere sblocca delle robe, la moneta dei favori del potere permette di corrompere, ad esempio, quelli che urlano in mezzo alla piazza per diminuire il grado di ricercato, e così via. Io in questo momento mi trovo nel distretto di Kark e mi appresto ad andare allo studio degli assassini per iniziare la prossima macroindagine. Ma su questa, ragazzi, non c'è stato modo poi di portare avanti la fase più avanzata della storia, perché sono passate due ore, sono le 15. Io adesso lascio spazio al Q&A Gaming e vi saluto, ragazzi. Domani avremmo dovuto continuare Assassin's Creed Mirage alle 17, ma è probabile che il palinsesto subisca qualche variazione. Quindi vi lascio nelle amorevoli, calde e dolci mani dei miei colleghi per il Q&A Gaming. Con me ci vediamo, mi sembra, domani. È stato bello, amici. Vi voglio bene e ciao. Vado a mangiare un boccone perché non ho ancora pranzato. Sto morendo di fame.